Siamo col professore Vincenzo Peretti, docente della Federico II di Napoli, professore di biodiversità alimentare. Allora professore, una serata fantastica all'insegna del casatiello tradizionale. Fantastica per due aspetti, innanzitutto perché siamo a Monte di Procida, un paese che non devo dire io che bellezze ha e che cosa rappresenta nello scenario della regione Campania. Il secondo aspetto invece è perché stiamo promozionando un dolce tipico di queste zone, che è il casatiello montese. Il casatiello montese è un aspetto e una variante di quello che a Napoli viene chiamato come casatiello napoletano, ma è tutt'altro, perché non stiamo parlando di un prodotto salato ma di un prodotto dolce. Oggi vediamo per la prima volta tante persone che hanno portato il loro prodotto e cercano di dare il meglio delle loro produzioni. Vedremo col tempo chi vincerà, ma sicuramente c'è un obiettivo da parte dell'amministrazione comunale di dare al casatiello montese un riconoscimento. Il riconoscimento che si sta pensando è quello delle denominazioni comunali.